Io domani, in questi minuti, sarò in Senato perché il Senato approverà entro questa settimana definitivamente il ponte. Il progetto e poi si parte. È il ponte sullo stretto di Messina la priorità del governo Meloni. Il ministro Matteo Salvini ieri ad Agrigento è stato chiaro, pur riconoscendo la necessità di migliorare le altre vie di comunicazioni presenti nella nostra regione, ricordando come al momento tra cantieri in corso e pronti ad essere aperti, in Sicilia sono stati programmati investimenti per 28 miliardi di euro. Abbiamo già cantieri aperti o in apertura per quasi 30 miliardi di euro in Sicilia, fra strade, autostrade e ferrovie, per collegare tutte le città di questa splendida terra. Il ponte è una parte del progetto, stiamo lavorando per ferrovie più veloci, per strade, più moderne e sicure, perché sono venuto da Catania in macchina e la Catania Agrigento non è un'autostrada o una superstrada, è una cosa. Ecco, quindi investire i denari per portare non solo i turisti, ovviamente Agrigento è una perla mondiale, non italiana, però anche per i cittadini, per i lavoratori, per gli studenti, per i pendolari, per gli agricoltori. Quindi lavorare sui porti, sugli aeroporti, su strade e ferrovie, ripeto, 28 miliardi sono in Sicilia, e poi il ponte ovviamente è il coronamento di tanti anni di sogni per milioni di siciliani che pagano ogni anno miliardi di euro per il mancato collegamento con la terraferma. Quindi diciamo che in 6 mesi i miracoli non se ne fanno, ma mi sembra di aver dimostrato che volere è potere. Sull'aeroporto invocato dall'Ordine degli Architetti, il leader della Lega ha sostanzialmente glissato. Anche sulla chiusura dell'anello autostradale con la Castelvetrano-Gela, il ministro del governo Meloni ha assunto impegni piuttosto generici. Sulla rete autostradale che manca, ci stanno lavorando i tecnici, quindi conto che il mio prossimo ritorno ad Agrigento avrò tempi più definiti. Però sicuramente non possono esserci in Sicilia solo Palermo e Catania, fondamentali, città assolutamente importanti, rilevanti, però la Sicilia non è solo Palermo e Catania, sono anche tutte le altre province che meritano di essere raggiunte. Il ministro Matteo Salvini ieri ad Agrigento ha partecipato ad un'iniziativa promossa da Confcommercio. Non avendo l'unico punto di autostradale, diciamo, della Sicilia e non avendo una rete ferroviaria all'altezza del suo nome, non avendo naturalmente porti e aeroporti che servono sia il commercio che appunto il trasporto delle persone, è chiaro che è una provincia che è isolata nell'isola. Quindi benvengano tutte le infrastrutture importantissime, lo ha detto anche il ministro, il ponte sullo stretto è fondamentale se è bene, diciamo, coadiuvato da una serie di azioni che legano il territorio anche dal punto di vista della rete autostradale, dalla rete, diciamo, ferroviaria e della rete aeroportuale. Per questo attendiamo che ci siano delle buone indicazioni in tal senso oggi. Oggi più che mai c'è la necessità per le imprese di avere collegamenti veloci, di avere infrastrutture moderne, ma soprattutto sicure. E Agrigento purtroppo non ha mai avuto, diciamo, di queste tipologie di attività. Si parla tanto di aeroporto ad Agrigento. Non è la prima volta che se ne parla, anche 43 comuni della provincia di Agrigento più 22 della provincia di Caltanissetta hanno sottoscritto nel loro consiglio comunale la volontà della realizzazione dell'aeroporto. Presente al convegno anche il presidente del consorzio universitario Nenè Mangiacavallo, direttamente coinvolto nel progetto per Agrigento, capitale della cultura 2025. Infrastruttura ed economia sono degli elementi strettamente collegati fra loro, sono due facce delle stesse medaglie. Quindi, se noi incrementiamo la rete infrastrutturale, se noi incrementiamo i trasporti, migliora il turismo. Se aumenta la possibilità di interconnessione, si dà maggiore possibilità agli imprenditori di investire e di conseguenza un miglioramento dell'economia dell'intera provincia. Si torna a parlare di aeroporto ad Agrigento, quanto è indispensabile? Io non voglio dire che sia indispensabile, ma è sicuramente necessario, perché una delle carenze che registriamo in questa città è proprio la possibilità di raggiungerla.